Battuta d'arresto interna per la nuova Alba che viene fermata in casa 2-1 dal Via Larga Masciano. Andiamo con le immagini di Nuova Alba in maglia nera, la conclusione sotto misura di Bocciarelli, c'è cioè la respinta della difesa. È Genipi che inizia l'azione, palla in area di rigore, anticipato Temperoni dall'uscita di Mezzasoma. Poi Temperoni commette fallo e chiede anche scusa al portiere ospiti. Calcio d'angolo ancora per i padroni di casa, il colpo di testa però alto da parte di Bagnetti. Si fa vedere con Calistroni la formazione ospite, bella, interessante la punizione, palla che colpisce però solo l'esterno della rete. Sull'altro fronte un'altra punizione, il colpo di testa, la palla va sul palo, sta per approfittarne Micheluccio, ma non arriva in tempo sul pallone. Passa invece in vantaggio il Via Larga Masciano, fallo abbastanza netto. Questo ai danni di Sensini, arriva il direttore di gara e concede la massima punizione sul dischetto al minuto 38. Va Calistroni e fa 1-0 per il Via Larga Masciano. Via Larga Masciano che poi praticamente nella prossima azione ha il 46esimo, quindi nel primo del recupero della prima frazione con tre quattrini, segna la rete del 2-0 col quale va negli spogliatoi. Con le immagini passiamo alla ripresa, sempre abbastanza farraginoso l'inizio di azione della Nuova Alba. Qui un calcio di punizione per i padroni di casa, non trattiene il portiere Mezzasoma, è lesto al sesto minuto. Micheluccio ad approfittare per accorciare le distanze. 1-2 quindi il punteggio, poi opportunità ancora per la Vis Nuova Alba dopo una bella azione da parte di Bocciarelli, si fa però rivedere con pericolosità la formazione ospite. Qui il portiere di casa Sorbaioli deve uscire e ad abbancare il pallone in due tempi. Ancora Sorbaioli protagonista su questo colpo di testa. Nella finale Nuova Alba ci prova, qui va a segno, ma l'arbitro annulla per un intervento irregolare di Bagnetti. Per un fallo sul portiere, ultimi secondi di gioco, in campo anche i subentrati. Uno di questi è Caccetta che mette in mezzo, ma Bagnetti si mangia un gol clamoroso. Dunque vince 2-1 il Via Larga Masciano sul campo della Nuova Alba. È una partita che somiglia anche a un'altra partita che abbiamo giocato contro il Piegaro fuori casa, cioè credo che avevamo il predominio della partita. Poi abbiamo fatto un errore in fase di impostazione grave, abbiamo subito il rigore e poi il 2-0 è stata una mazzata. È vero che il loro attaccante è stato bravo, ma 3 contro 1 lì non dobbiamo permettergli di fare quello che ha fatto. La reazione c'è stata, però non possiamo permetterci di regalare due gol la partita agli avversari perché dopo è troppo difficile recuperare. Dobbiamo fare molto meglio, soprattutto in fase difensiva. Allora, partita molto combattuta, siamo partiti veramente bene il primo tempo, veramente un campo difficile, abbiamo tirato fuori veramente gli attributi oggi, una partita veramente di squadra, su ogni pallone cattivi, con molte difficoltà e infortuni, siamo riusciti a tirare fuori tutto, ma quando ti alleni bene, quando c'è un gruppo eccezionale, tutto viene da sé. Lo dimostra il fatto che è entrato un ragazzino nel 2002 a Porta e gli ultimi 5 minuti ha fatto una parata che ha salvato il risultato. Allenandosi bene, questo dimostra che il lavoro paga. Di questo sono convintissimo.